Ben ritrovati all'Agenda Rossa. Prima di iniziare questa trasmissione, prima di presentarvi i temi, prima di presentarvi gli ospiti, quello che mi sta più a cuore è ringraziare Laura Olimpiasani, che ha preso in mano questa trasmissione nel momento più difficile, non solo di questi 5 anni, ma io credo per tutti i cronisti, almeno del nostro territorio, almeno della nostra provincia, perché è molto, molto difficile intervistare sindaci che devono parlare di persone che stanno male, che spesso devono parlare anche di persone che nella loro comunità hanno perso la vita, che devono parlare di una comunità costretta a stare chiusa in casa. È stato il momento più difficile, più drammatico. Sono state le interviste più difficili e Laura Olimpia l'ha fatto sempre con grande passione, grande impegno e grande professionalità. Quindi il mio primo pensiero va sicuramente a lei e poi ringraziamento a tutto lo staff, naturalmente di NTI, Sibilla, Cinzia, Cesare, Ermanno, che hanno portato avanti tutto il lavoro anche di questa trasmissione in questi mesi difficilissimi. Adesso che i dati epidemiologici per fortuna iniziano ad essere confortanti, adesso che forse si inizia ad intravedere la luce alla fine del tunnel, anche questa trasmissione torna a parlare di futuro, di come la politica, di come anche i nostri territori possono ripartire, ma come ci insegna la psicanalisi, per ripartire, per uscire da un trauma, perché questo indubbiamente abbiamo tutti vissuto e ancora in parte stiamo vivendo, bisogna affrontare, parlare del trauma, capire quello che ci è successo ed è quello che faremo in parte in questa puntata. Cercheremo di capire con i nostri sindaci, quello che abbiamo vissuto. Quello che il coronavirus, oltre a tante persone, ci ha portato via, ci ha strappato forse per sempre, ma anche quello che ci ha dato. E quindi entreremo dentro giorni, ore drammatiche, le analizzeremo, le ripercorreremo anche dal punto di vista più intimo, più personale, con i nostri ospiti e cercheremo di capire che cosa abbiamo in mano, che cosa abbiamo concretamente in mano, ma anche che cosa abbiamo dentro di noi, nelle nostre anime, per iniziare a ripartire. Ringrazio anticipatamente anche gli ospiti che interverranno alla nostra trasmissione, i sindaci, il consigliere regionale Bezzini, che ci hanno dato la loro disponibilità. E allora una breve pausa pubblicitaria e poi inizieremo a dialogare con il sindaco di Torrita, uno dei comuni più colpiti della provincia di Siena. Ripartiremo dunque con Giacomo Grazia, tra poco. E allora si parte, come vi avevo preannunciato, è con noi, e lo ringrazio davvero di cuore, il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazzi. Innanzitutto, sindaco, visto che direttamente è un po' che non ci sentiamo, lei come sta? Qual è adesso il suo spirito? Ma diciamo che abbiamo passato delle settimane particolari, sia io che tanti miei colleghi d'Italia e tanti anche cittadini purtroppo italiani. E ora siamo in miglioramento, in lento ma costante miglioramento, come sono anche i bollettini medici che tutte le sere mando ai miei concittadini tramite i canali di comunicazione che abbiamo attivato come comune. La situazione sta lentamente ma costantemente migliorando e siamo fiduciosi che questo inizio della fase 2, che poi non è altro che la fine della 1, possa continuare a darci questi frutti tanto attesi, anche se lenti, ma tanto attesi. E speriamo. Io, sindaco, le dico la verità, in queste settimane anche per me di lockdown, di smart working con i bambini, a voi sindaci ho pensato spesso. Io, come sa, vi definisco sempre, vi definivo quando i problemi erano di ben altro tipo, quando si discuteva per un ponte, per una strada, per una fusione. Ho sempre detto che voi siete i nostri soldati in trincea, perché poi voi siete quelli che vi rapportate quotidianamente ai cittadini. Tanto di più vi ho pensato quando il problema che vi siete ritrovati tra le mani è diventato enorme, addirittura vita e morte, con tutte le responsabilità in materia sanitaria che sappiamo spettano a un sindaco. Io ho pensato spesso anche a lei, Giacomo, lei ha la mia età, no? Classe 78, giovane padre di famiglia, una generazione la nostra che sì, ha potuto studiare. All'inizio sembravamo messi meglio dei nostri genitori, poi tutto il problema della precarietà, del lavoro, della politica che faticava a darci spazio. Poi, nel suo caso, no, si diventa sindaci, poche risorse, tante problematiche e poi all'improvviso questo incubo. Incubo terribile, sindaco. È d'accordo con me,
Se diciamo che se a questo punto possiamo dire che anche la nostra generazione alla fine ha vissuto una guerra, siamo stati costretti a stare chiusi in casa, abbiamo avuto bollettini veramente impressionanti di morti, di decessi, abbiamo un'economia completamente ferma. Forse anche noi, come i nostri nonni, abbiamo vissuto, forse ancora stiamo vivendo una guerra. Ma io 2 mesi fa, quando ci fu l'inizio di questa storia brutta, che ripeto, non è né finita e non siamo nemmeno a metà, secondo me, cioè nel senso non è che abbiamo girato la boa, abbiamo girato la boa a livello sanitario. Ora poi c'è tutta la partita economica, sociale e di ripartenza che sarà lunga e sarà macchinosa, secondo me. Noi purtroppo, la nostra generazione. Purtroppo, per fortuna, non aveva vissuto se non i classici alti e bassi dell'economia mondiale, la famosa crisi del 2008, poi c'è stata quella del 2009, insomma, ci sono state varie crisi, ci mancherebbe, però insomma, non aveva vissuto, come ha detto te, una guerra. Questa è stata una guerra con zero bombardamenti, con zero case distrutte, come si dice, con non invasori e non liberazioni. Ma come ho detto anche per il 25 aprile durante la commemorazione qui con il presidente dell'ANPI Giulio Fè, ci dobbiamo liberare da questo virus che è un virus particolare. Abbiamo anche dei numeri che ci ripeto, ci confortano, ma non dobbiamo abbassare la guardia ma a rifar partire qualche focolaio e a ritornare alla fase 1 sarebbe, almeno per quanto mi riguarda, anche fisicamente insopportabile. Cioè, a quel punto. Veramente, cioè nel senso, forse qualche sindaco scoppierebbe proprio a livello nervoso, ecco, tanto per Certo. intendersi. Abbiamo passato dei momenti particolari, anche gli stessi primi decessi che abbiamo avuto, fortunatamente sono rimasti contati e molto limitati, tre persone solamente decedute a Torrita, anche nella nostra zona non tantissime decedute rispetto a, mi viene in mente a Bergamo, rispetto a Lombardia o rispetto ad altre parti del nord Italia. Però anche vivere quei momenti di organizzare un funerale in stretto giro con del deceduto Covid senza la presenza dei familiari, cioè sono cose. Nel frattempo poi c'è sempre tutto l'ordinario e lo straordinario che dovevi gestire giorno giorno, come hai detto te, con economie purtroppo limitate. Nel 2013, appena fui eletto praticamente, anzi l'anno dopo, era praticamente scomparso il Monte dei Paschi dalla fondazione a livello senese, che voleva dire tanto a livello economico per fare lavori pubblici, eccetera. E quindi i sindaci sono dovuti adattare a quella tipologia di Stato. Ora è Certo. arrivato il Covid-19, ci siamo adattati, però quello che ci sembrava ordinario diventerà straordinario. La gente deve cominciare a mentalizzarlo, cioè il famoso pulmino o la famosa strada illuminata, ci sta che fra qualche tempo dovremmo staccare alle 10:30 l'illuminazione pubblica Come in ha detto qualche zona. Nardella, no? Spengerà anche, dovrà spengere E anche i infatti, lampioni a guarda, Firenze. quando ieri l'altro, insomma, lessi quello che aveva scritto Dario su una pagina social, non mi ricordo dove, e dissi: guarda, stiamo valutando anche noi con la giunta questa cosa qui la settimana scorsa, perché è così. Purtroppo dobbiamo cercare di limitare non il servizio, ma eventualmente l'extraservizio, quindi la luce fino a mezzanotte e mezzo, l'una, due, tre, tutta la notte accesa, in qualche zona dovremmo staccarla, in qualche zona più, magari un lampione sì, un lampione no, come si faceva una volta, pur avendoli tutti sostituiti praticamente o gran parte a LED, quindi con un risparmio minore, ma dobbiamo fare economia e quindi lo faremo se dovremo fare questa scelta, magari non togliendo lo scuolabus, anche se poi ripeto, come ripartiremo con le scuole a settembre, io francamente non lo so, ci sono 244 ipotesi, io ancora però quella buona non l'ho sentita, ecco, Tra sono poco sincero. parleremo anche del futuro. Io intanto vorrei fare con lei, Sindaco, un passettino indietro. C'è stato un momento in cui lei ha detto, ha pensato dentro di sé, non andrà tutto bene. Il momento peggiore qual è stato? Il momento peggiore è stato la terza settimana piena, quindi praticamente se devo darti una data è stato fine marzo. Ecco, fine marzo, 40 giorni fa, una settimana quando ho visto da 7 casi positivi a Torrita arrivare in 3 giorni, arrivare a 24, ho detto qui la perdita è talmente grossa che non ci si fa a paralla, come si dice con le mani. Quindi, sono sincero, mi sono anche avvalso di poteri estranaturali, da un certo punto di vista, insomma. Perché poi immagino, no? In una realtà
piccola come la sua, cioè, lei conosce tutte le famiglie, quindi è sempre drammatico un funerale senza parente, è sempre drammatica una morte, ma quando poi le conosce magari anche dall'infanzia i parenti della persona morta, credo che sia ancora più drammatico, no? Infatti il primo decesso del Tarquini, insomma, è stato proprio così, cioè conoscevo e conosco la famiglia da una vita, si stava, ora sto un po' più lontano, ma 100 metri più avanti nella zona, a un tiro di schioppo, quindi famiglia conosciuta. Poi, ripeto, una realtà come Torrita, 7500 anime, ci si conosce tutti, insomma, non è che siamo una città di decine, di centinaia di migliaia di abitanti, insomma, quindi siamo tutti amici, o ci si conosce tutti perlomeno. E quindi, insomma, quel momento lì, ecco, infatti era quel periodo lì, insomma, si parla della metà di marzo, metà inoltrata di marzo, e ci fu, ripeto, un paio di settimane molto particolari a livello nervoso. Poi piano piano vidi che i numeri si stavano congelando, quindi non c'erano aumenti, e piano piano sono arrivate anche le tanto aspirate guarigioni, che si sono poi susseguite arrivando poi ai tamponi, il conto tampone, perché deve uno arrivare almeno al secondo barra terzo tampone negativo per essere clinicamente guarito, poi deve aspettare un altro po' di giorni per essere virologicamente guarito. Quindi, insomma, anche la guarigione è lunga, minimo 30-40 giorni da quando cominci a guarire. Quindi, anche perché, ripeto, tamponi erano tanti da fare. Io sono contento, perché penso che i sindaci, nonostante le difficoltà, siano stati seguiti dall'ASL della Regione Toscana in maniera sufficientemente valida, perché poi, ripeto, questa cosa eravamo tutti impreparati. Certo. Quando sentivo dire anche degli specialisti di questa cosa, dicevo, ma specialisti di che? La prima volta che succede al mondo, specialisti di cosa? Cioè, quindi tutti si sono improvvisati poi alla fine come specialisti. È la prima volta che succede a livello mondiale. Ci sta dicendo, sindaco, che poi alla fine un po', uso questo termine, un po' le spalle coperte, cioè si è sentito aiutato dalla regione, dalle istituzioni sanitarie, non si è sentito da solo in mezzo alla tempesta? Assolutamente no. Io l'unica cosa che mi sono sentito di dover scegliere da me, qualche volta delle scelte locali, tipo proviamo o non proviamo a fare una cosa, ma grazie ai miei collaboratori, che sono sia i dipendenti comunali, che sono sempre stati disponibili H24, sia ovviamente il segretario Giulio Nardi, sia tutti i dirigenti, dall'ingegner Valtrani al ragionier Mazzi, al responsabile dell'ambiente Duchini, al comandante della Polizia Municipale Batignani, eccetera, eccetera, insieme alla Giunta, insieme a tutto il Consiglio Comunale, di maggioranza e di minoranza. Abbiamo cercato di fare squadra a 360 gradi, insomma. Abbiamo, credo, dato un servizio buono a Torrita, e la cosa che tengo a sottolineare, l'ho detto anche in altri modi comunicativi, insomma, anche a qualche radio che ci hanno contattato in questi periodi, la collaborazione anche che c'è stata tra sindaci anche di Val di Chiana con la Val d'Orcia, o la Val d'Orcia con col Casentino, oppure con la Maremma, cioè anche un'idea che aveva un sindaco, insomma, era stata poi con i social e con le chat dei sindaci, insomma, sia a livello di sanitario che a livello locale politico, ci siamo scambiati anche delle informazioni, delle soluzioni a dei problemi che parecchie volte sembravano dei problemi insormontabili. E l'unità dovrà guidarvi ancora di più nel futuro, anche per ripartire. Ovviamente anche il prefetto ha fatto un ottimo lavoro, il nostro prefetto di Siena, insomma, Armando, ha fatto un lavoro importante di collegamento, e ovviamente rapportandosi col Ministero e rapportandosi con la Regione Toscana. Certo, Armando Gradone, che abbiamo visto veramente impegnato fin dai primi segnali fino a momenti più drammatici. E cittadini, sindaco, come dicevo in apertura, no? Voi siete i loro referenti diretti, spesso si scatenano sui social, non so se parlare al passato a questo punto, magari anche offese, tante polemiche per una buca, per un lampione. Come si sono comportati, diciamo così, i cittadini? Secondo lei hanno acquisito ulteriore fiducia nei loro sindaci? Qual è la sua esperienza personale? Ma io sono sincero, se non nelle prime, proprio primissime settimane, c'è stato il primi di marzo, dopo la chiusura delle scuole, ecco, i 10 giorni fino al 15-20 di marzo, c'era un po' poca, voglio definire io, poca consapevolezza di questo problema, e quindi ancora c'erano dei furbini, ma erano proprio, si contavano nelle mani, ecco, nelle dita delle mani, non è che erano tantissimi. Però devo dire che la gran parte, per non dire il 99,9% della popolazione, almeno a Torrita,
ma rapportando, ripeto, con un po' di sindaci, anche in altre parti è successo lo stesso, ha capito veramente che c'era bisogno della totale collaborazione, altrimenti solamente anche una piccola perdita d'acqua poteva far poi dopo rifar risalire e montare il problema. E infatti, guarda caso, quando poi ci hanno cominciato a dare retta da questo punto di vista e fiducia piena, hanno seguito la cieca, ecco, anche perché doveva essere così. E credo che siamo stati delle guide guidate anche dall'alto, quindi metto in mano al prefetto e a tante scelte che sono state sono arrivate dall'alto, ma perché giustamente non avevamo competenza a merito. Alla fine stiamo uscendo da questo problema sanitario, ecco, la voglio definire così. Poi ci saranno tutti gli altri problemi, che sono quelli economici, quelli di ripartenza, quelli che sappiamo tutti, insomma, ditte che non si sa se apriranno, attività enogastronomiche, attività turistiche, chi più ne ha più ne metta, insomma. Però il problema sanitario sembrerebbe, e tocco ferro in questo momento, sembrerebbe regimentato, perlomeno compartimentato. Ecco, regimentato, condivido, mi piace questo termine, perché non possiamo dire che si sia esaurito, ma al momento sembra essere rientrato dentro dei confini, sembra essere gestibile. Adesso esplode, forse è già esplosa in parte, la bomba sociale. Tornando sempre alla dimensione della sua Torrita, vi conoscete sostanzialmente tutti, è davvero difficile, lei sa benissimo quali aziende sono in difficoltà, con quali attività le famiglie erano riuscite ad andare avanti fino a qua, perché non ce lo nascondiamo, ci sono tante persone, forse c'erano tante persone che anche nel nostro territorio avevano magari un posto di lavoro saltuario, per non dire in nero, tutto è saltato, tutto stenta a ripartire. Insomma, quali sono i numeri di questa emergenza, se di emergenza economica si può parlare nella sua Torrita? Allora, i numeri, sono sincero, non li abbiamo messi in fila. Di sicuro ti posso dire che il famoso banco alimentare o spesa alimentare gestita dal Ministero, che ha visto sempre tramite la Caritas uno storico torritese di 60 famiglie seguite grosso modo dalla Caritas in maniera una o due volte al mese, il famoso pacco alimentare, una o due volte al mese, da un paio di mesi è triplicato. Quindi, triplicato, siamo intorno alle 200 unità, 200 famiglie, quindi ogni famiglia, se si mette che di media siamo 3 per famiglia, facendo un conto veloce, capite voi la cifra, si parla di 600 persone che hanno difficoltà ad arrivare a fare la spesa. E per poi non metterci insieme anche il discorso delle bollette, che è collegato ovviamente alla perdita del lavoro, perché se è vero che molte parti sociali, molte attività hanno avuto ed hanno degli ammortizzatori come cassa integrazione, poi piano piano anche, perché no, speriamo che non avvenga, ma e che poi ritorni subito nei ranghi, la disoccupazione, alcune parti sociali, tipo i professionisti, tipo chi c'è un'attività economica, tipo un bar, tipo un ristorante, il diretto proprietario, il diretto interessato non ha questi ammortizzatori sociali. E quindi come facciamo? Intanto devo dire che non c'è stato, di questo sono anche orgoglioso dei miei cittadini, non c'è stato il piagnisteo, cioè non c'è stato il e ora come si fa, e ora come si farà, c'è stato un totale rimboccarsi le maniche. Nessuno a Torrita ha mai chiamato il sindaco per chiedere ma io riapro uguale, anche se no, non c'è stato nessuno che l'ha chiesto, e di questo stanno sono quindi contento. Rispettando le regole, hanno tutti rispettato le regole, non c'è stato nessuno che ha fatto l'alzata di ingegno oppure la fuga in avanti, tipo ma io posso mettere i tavolini a 1,84 m, no, nessuno, anzi quando c'è stato segnali di apertura tipo potete fare il servizio a domicilio, i ristoranti parlano, oppure potete fare dalla prossima settimana l'asporto anche delle bevande. La gente, dopo che vedeva la notizia sui telegiornali, tipo la regione Toscana apre, nessuno, se non prima che avesse chiamato me, ha fatto quel tipo di scelta, nessuno, te lo posso garantire. Cioè tutti mi hanno chiamato, mi hanno detto Giacomo, ho sentito di così e così, ma è vero? Sì, guarda, stiamo mettendo insieme l'informativa, la locandina oppure il volantino che abbiamo fatto, penso, in maniera costante e anche assillante da un certo punto di vista, e tutti hanno voluto avere conferma da me, quindi hanno tutti sentito prima me e poi hanno fatto il passo. Sono mossi. Ma quanti sono in grado, sindaco, o sono già stati con le modalità che conosciamo fin qui,
in grado di ripartire. Questo per quanto riguarda le attività, appunto, bar, ristoranti, con tutte le consegne da sport, eccetera. E poi qual è la situazione delle aziende, di quelle più grandi? Io ho sempre detto, no, Torrita di Siena è un po' la città emiliana della provincia di Siena, quella in cui il lavoro è, come dire, anche culturalmente molto importante. Non a caso il vostro patrono, no? È San Giuseppe, al quale sono legate molte tradizioni, molte cose anche intime e profonde della vostra comunità. Il lavoro da voi è veramente sacrosanto, fa parte del vostro DNA, quindi immagino anche con quanta sofferenza persone che hanno sacrificato anni, decenni della propria vita per tirare sull'azienda, per aprire il bar, quanto stiano soffrendo, abbiano sofferto. Adesso sono effettivamente in grado, e se sì, in che condizioni di ripartire? Allora, devo dire che molte attività, le 3 settimane, 4 settimane di chiusura, sono servite anche per diciamo così, autoregolamentarsi, quindi per ripartire in maniera intelligente da 2 settimane, da 10 giorni circa. Alcune attività erano collegate, e anche tra le più grosse, anche alla filiera alimentare e farmaceutica, e quindi non hanno poi spento del tutto mai i motori. Le attività, parlo dei ristoranti, loro hanno sì interrotto un paio di settimane, anche 3 forse, le loro attività, però poi dopo, tramite il servizio a domicilio, quindi la consegna a casa, poi l'asporto, e forse ora si narra dal 18 potrebbero, tra virgolette, riaprire con le distanze sociali, diciamo così, non si sono mai proprio del tutto, non hanno mai spento i fornelli del tutto, diciamo così, le possiamo definire così. L'attività che vedo totalmente chiuse e che ancora non capisco come potrebbero ripartire proprio funzionalmente sono i bar, perché il bar da asporto è il bar è un posto dove uno va lì, prende il caffè e fa colazione, è quello il lavoro del bar, insomma, fare il caffè da sport, allora uno può riprendere a casa, oppure lo può riprendere una macchinetta automatica in qualsiasi altra parte, va all'ospedale, pigia il tasto, prende il caffè e va via. Cioè, il bar è un posto anche sociale da un certo punto di vista, oltre che bar. E poi ovviamente parrucchieri ed estetisti, che sono stati e saranno gli ultimi ad aprire per il discorso della distanza sociale e lavorativa. Ecco, queste qui sono le categorie che hanno più sofferto, secondo me. Poi devo dire che c'è tutto l'indotto che queste categorie qui gestiscono, e poi c'è anche tutte le parti che hanno, diciamo così, rivisto, ridimensionato. Mi viene in mente la parte anche edile ed impiantistica, che sì, quella edile, forse quella stradale non si è mai fermata, però parecchie ditte artigiane di Torrita che hanno 2, 3, 4 operai sono dovute fermare per un mese e mezzo. Sono ripartiti 10 giorni fa con tutti i dispositivi. È vero che loro hanno la cassa integrazione e hanno anche tramite la cassa edile, insomma, degli ammortizzatori sociali, però molti di questi sono stati fermi. Certo. E quindi, ripeto, cerchiamo di gestire, e non abbiamo fatto né promesse né previsioni reali. Gestiremo anche la parte economica, quindi gli interventi che faremo a livello di detassazione o di andare incontro su certi tipi di tasse, solamente dopo il metà anno 2020. Quindi noi faremo la manovra nostra economica, diciamo così, da luglio in poi, perché abbiamo, come tutti sapete, insomma, i comuni si reggono su dei bilanci che fanno pareggio, e venendo a mancare certi tipi di entrate dovremmo poi fare dei tagli nelle uscite, per poi venire incontro anche... E delle scelte che saranno anche drammatiche. Poi perfetto. Naturalmente avremo modo, Sindaco, di seguire anche il vostro lavoro da questo punto di vista, che non sarà affatto facile. Noi ci saremo, vedremo come anche Torrita di Siena inizierà a ripartire. Un'ultima domanda prima di salutarla, Sindaco. Io non so neanche se lei ha una fede religiosa. Io voglio chiederle dove ha trovato la forza, perché credo che veramente le ne sia servita tanta per andare avanti. Che cos'è che ha continuato a farla andare avanti tutte le mattine, salutare la moglie, i bambini piccoli, andare a casa in comune, affrontare tutto quello che ha dovuto affrontare? Ma la forza l'abbiamo trovata, penso l'abbiamo, perché posso parlare un po' per tutti i sindaci che ci stanno seguendo in questo momento e per i cittadini. Ma l'ho trovata perché quando uno si candida sindaco e quando uno mette la propria persona al servizio della comunità locale, lasciando stare poi le indennità, che possono essere più o meno adeguate, credo che quello che ha fatto il sindaco di Trequanda, Roberto Machetti, non sia da meno di quello che ha fatto Beppe Sala di Milano, insomma, alla fine. Però credo che l'indennità di Roberto Machetti sia nettamente inferiore rispetto a quello che prende Beppe Sala, con tutto rispetto a quello che prende Beppe Sala, ci mancherebbe, tanto per farvi capire che i sindaci hanno fatto tutti la stessa partita e hanno cercato di gestire al meglio la propria situazione.
L'abbiamo fatto, penso, perché credo che facendo il sindaco devi per forza voler bene al tuo territorio. Poi con un taglio politico di centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, civico, non importa. Credo che quando uno si candida sindaco è perché vuole bene al proprio territorio e perché si mette in gioco cercando di migliorarlo. Abbiamo gestito questa emergenza, come non te lo so dire, sicuramente mettendoci il 100% del nostro impegno. Sarà stato sufficiente? Non lo so. Sarà stato apprezzato? Non lo so. Credo in entrambe le risposte di sì, ecco, che sia stato almeno sufficientemente buono e che sia stato almeno sufficientemente apprezzato. Forza sindaco, perché c'è ancora tanto da fare. Le auguro davvero di cuore un buon lavoro e un caro saluto, abbraccio a tutta la comunità di Torrita. Grazie. Grazie, grazie alla vostra televisione che è sempre molto presente nei nostri territori. Grazie a tutti. Grazie ancora al sindaco di Torrita di Siena, una pausa pubblicitaria, poi andremo a fare un bel dialogo, altre riflessioni con il consigliere regionale Simone Bezzini, a tra poco. Ed eccoci tornati in diretta con l'Agenda Rossa, da Torrita di Siena ci spostiamo nella Valdelsa senese dove è collegato con noi il consigliere regionale Simone Bezzini. Buongiorno Bezzini e grazie per la disponibilità. Buongiorno, bentrovati e grazie per l'invito. Anche con lei direttamente, anche se lei ha sempre partecipato alle nostre trasmissioni, ci ha sempre dato anche indicazioni, notizie importanti, direttamente e personalmente noi non ci sentiamo, Bezzini, dal venerdì che ha preceduto il lockdown, cioè giovedì se non sbaglio è arrivata la chiusura delle scuole, il venerdì prima noi ci siamo incontrati, Bezzini a Chianciano, per la presentazione del suo libro, c'era già stato il caso di Codogno, c'era già preoccupazione. E lei mi ha confidato, ho pensato di rinviare anche questo appuntamento, però poi ho visto che anche Zingaretti invita a fare l'aperitivo, i sindaci del nord dicono ma teniamo aperti i nostri bar, andiamo in giro, e poi è successo l'inimmaginabile, no? Sì, era una, credo, l'ultima giornata di iniziative che avevo, cioè io avevo fatto il libro, avevo costruito un calendario di presentazioni, ne avevo già fatte un 13-14 di iniziative di presentazione, ne avevo in programma un'altra quindicina nel mese di marzo e poi da lì ho annullato tutto perché ovviamente era fine febbraio. Insomma, siamo visti appunto l'ultima volta e c'erano stati i primi casi e poi da lì diciamo abbiamo bloccato tutto, ecco, sì, è vero, diciamo, è da lì che poi non c'è, è cambiato anche il modo di far politica, no? Perché quelle probabilmente sono state le ultime iniziative, forse l'ultima giornata di incontri pubblici che ho fatto. E poi quindi siamo entrati in un'altra dimensione, la dimensione dei social, la dimensione dell'uso delle nuove tecnologie, le dirette fatte con le strumentazioni che la tecnologia mette a disposizione, le videoconferenze, e quindi è cambiato un po' tutto, anche nel modo di dialogare. Probabilmente in maniera irreversibile, prima di capire come quindi si sta facendo e si farà politica, personalmente lei Bezzini come ha vissuto? Papà di due bambini più o meno piccoli, con una moglie mi stava dicendo che per il lavoro che fa ha dovuto continuare a fare la sua attività, quindi lei da quella che era già una campagna elettorale, no? Parliamoci chiaro, si sarebbe dovuto votare tra 1 a 2 settimane, in casa con i bambini, lockdown, il tempo che si allunga, non ci sono più gli orari, non ci sono più gli appuntamenti, mancato il fiato a un certo punto. Sì, una dimensione totalmente nuova, insomma, mia moglie lavora nel settore alimentare, quindi una delle attività considerate essenziali, quindi ha sempre lavorato, diciamo, anche dovendo non da casa, perché certo. Insomma, le questioni lavorative che doveva affrontare richiedevano una presenza fisica. Io ho lavorato da casa, ma ho lavorato da casa con due bambini intorno, insomma, ecco, quindi facendo magari la riunione di commissione o di consiglio in videoconferenza, preparando nel mentre c'era la commissione, magari guardando i fornelli per preparare il pranzo, ogni tanto richiamando i bambini all'ordine, perché è normale che due fratellini, diciamo, ogni tanto si litighino anche un po' durante le giornate, dopo 2 mesi e mezzo che sono chiusi ovviamente in casa. È un'esperienza ora in questi giorni, tra l'altro, che sta diventando ancora più complessa, perché ora stiamo riprendendo anche l'attività con presenza fisica in consiglio, mia moglie continua a lavorare e fino a febbraio c'erano i nonni, no? È un tema che hanno tantissime famiglie, cioè il welfare familiare vede nei nonni un pilastro, diciamo, fondamentale, no? E quindi questa, secondo me, se vogliamo poi entrare anche non solo nella dimensione personale ma in quella
più politico, istituzionale, è un tema che ancora vedo troppo sottovalutato, no? Discutiamo se si può andare o meno a pesca, discutiamo se si può andare a cercare i funghi, discutiamo se si può andare a fare una camminata fuori comune, ma non c'è una grande discussione sulla scuola, insomma, perché che credo sia forse una delle cose più importanti. Sicuramente, Bezzini, io glielo dico anche direttamente per le problematiche che sta creando a tutte le nostre famiglie. Credo che però la risposta sia anche estremamente complessa. Lei che idee, che risposte tende a darsi? Perché insomma io anche la via d'uscita fatico un po' a vederla. Perché è faticosa, poi è faticosa soprattutto nelle grandi città, perché lì c'è il problema dei trasporti, parliamoci chiaramente, c'è il problema della scuola, ma il problema della scuola porta con sé il tema dei trasporti. Pensiamo in una grande area urbana, il trasporto scolastico e l'affollamento che c'è, diciamo, tra ragazzini e ragazzini dentro gli autobus, dentro le tranvie o dentro le metropolitane delle grandi città. Questa è forse la questione più, ancora più rilevante di come si sta dentro l'immobile scolastico, perché il trasporto ovviamente scolastico mescola le persone, le avvicina ed è ovviamente potenzialmente esplosivo sul piano del contagio. Io credo che però qualcosa in più si potrebbe fare. Io avrei utilizzato anche queste settimane per qualche piccola sperimentazione, anche per capire poi come ripartire a settembre. Cioè, tra stare tutti a casa sempre e magari tornare tutti il 15 settembre, insomma, non so quando sarà, forse ci può stare anche un meccanismo graduale di fatto di suddivisione in sottogruppi delle classi, di turni. Cioè, francamente, insomma, no, se dal lunedì prossimo, stiamo ragionando di riapertura, fino alla fine della scuola, si fossero organizzati dei piccoli sottogruppi e magari i ragazzi avessero potuto andare anche una o due volte a settimana, non dico tutti i giorni, no? A scuola, in piccoli gruppi, con i loro insegnanti, non avremmo avuto un problema di sovraffollamento sui mezzi pubblici, avremmo comunque circoscritto il perimetro dei contatti, diciamo, non facendolo ovviamente dilagare e così via, e avremmo consentito ai ragazzi di tornare a un minimo di socialità. Che è fondamentale, anche questo aspetto, è fondamentale. Esatto. Ci sono danni del Covid, quelli sanitari in senso stretto, ma c'è poi, si rischia anche un danno, diciamo, di rispetto ai percorsi di educazione, di socializzazione. Quindi si sarebbe piano piano ritornati. Francamente, ecco, questa, no, noi siamo un po' così in Italia, no? È come la discussione di questi giorni: tutto chiuso, poi ora lunedì 18 tutto aperto, diciamo, incondizionatamente, no? Bisognerebbe avere meno sbandate emotive e programmare un po' di più. Tra poco le chiederò che cosa la pensa, come la pensa di come ha gestito e come dovrà gestire il governo questa emergenza, però lei mi ha dato uno spunto importante. Quando ci diceva anche dei trasporti, del rischio soprattutto delle grandi città, lei che è uno storico difensore delle piccole realtà, dei territori di provincia, lei che è una provincia, l'ha guidata appunto quella di Siena come presidente, non pensa che paradossalmente con tutto il male che ci ha fatto e che ci farà ancora questo coronavirus possa aprire nuove opportunità per territori come i nostri, in cui la densità di popolazione è molto più bassa, quindi che ne so, anche andare a fare la spesa significa correre meno rischi che andarci in un supermercato di Roma, dove non abbiamo l'abitudine molta, soprattutto in molti territori, di prendere mezzi pubblici per spostarsi. Cioè, quello che prima era un gap adesso può diventare un valore aggiunto paradossalmente per questi territori. Sì, il coronavirus, ora faccio un paragone un po' azzardato, consentitelo, non prendetelo, diciamo, al 100%, no? È un po' come una guerra, no? Per cui alla fine ci sono aspetti drammatici, no? Dolorosi, perché qui stiamo parlando di migliaia di persone che hanno perso la vita, di migliaia di persone che hanno sofferto per settimane, diciamo, in condizioni difficilissime, nelle terapie intensive, di un sistema economico che si è per una parte importante bloccato, con rischi anche di disoccupazione, eccetera. È chiaro che tutte le grandi crisi producono degli sconquassi che determinano poi alla fine anche rimescolamenti dei punti e di forza e di debolezza dei territori, e generano energie negative ma anche energie positive. Cioè, questo è successo sempre in tutti i passaggi traumatici, anche i più drammatici della storia, e un po' può succedere anche in questa fase. Le aree interne considerate, diciamo, marginali, no? che con difficoltà a incrociare traiettorie dello sviluppo, potrebbero trovare in questa fase, perché meno congestionate, perché meno affollate,
quindi prospettive nuove di sviluppo economico, pensa al turismo, ma anche di insediamento di attività, ma anche di vita di persone che alla fine potrebbero anche decidere, no? Ora noi giustamente si diceva prima dell'irriversibilità, diciamo, anche dell'uso di nuove tecnologie, no? Una videoconferenza era possibile anche 5 anni fa, ma quasi nessuno la adoperava. Certo. Ora ormai siamo diventati, anch'io che sono abbastanza, tra virgolette, imbranato nell'uso di nuove tecnologie, ormai ho imparato e faccio 10 videoconferenze al giorno. E probabilmente anche dopo il Covid, probabilmente anche dalla Val d'Orcia o dall'Amiata e così via, poi apro una parentesi su questo, se ci sarà la possibilità di avere una connessione adeguata, può anche darsi che vi possa essere una presenza turistica, diciamo, di un certo tipo, vi possono essere persone che magari da Roma o da una grande città, almeno per una fase dell'anno o per una fase della settimana, possono stare lì a lavorare magari da remoto, come si dice, no? Certo. Perché segnali non ci sono dati ufficiali, ma parlando in questi giorni, Bezzini, anche con chi ha o delle attività o degli agriturismi o delle case, comunque delle agenzie immobiliari in Val d'Orcia Amiata, questo che ci diceva lei sembra effettivamente emergere, iniziano ad esserci chiamate dalle grandi città che vanno proprio in questo, sembra confermare quello che ci sta dicendo lei. Allora, io credo che se guardiamo questo aspetto ci saranno due questioni importanti. Il primo, per questo io insisto sempre su strategia sanitaria ed economica assieme e non contrapposte. Ripartiranno prima i territori che hanno meno contagi o che non hanno avuto contagi. Certo. Soprattutto sul piano turistico, perché ognuno di noi, se deciderà di fare una settimana di vacanze dopo tutta questa vicenda, la prima cosa che guarderà rispetto alla località dove deciderà di andare è quanti casi ci sono. Se ce ne sono punti o pochi, magari uno sceglie. Se ci fossero 20 casi, non ci va. Questo è il primo tema. Quindi il successo della strategia sanitaria è il primo presupposto per la ripartenza economica. Due, i luoghi che hanno meno addensamento. I grandi problemi sul turismo saranno soprattutto nelle grandi città d'arte, nelle forme di turismo che prevedano grandi concentrazioni di persone. Laddove invece, pensa ai nostri territori, c'è un turismo che in qualche modo è un turismo lento, è un turismo che sta negli agriturismi, è un turismo, diciamo, che fruisce dei piccoli borghi, dei contesti paesaggistici e ambientali di valore, che quindi è un turismo, diciamo, che non ti fa incrociare migliaia di persone tutte insieme, ma ti consente di vivere. Io credo che ci sia uno spazio, ecco, bisogna lavorare bene, bisogna mettere sotto controllo il Covid nei nostri territori, quindi far sì che quella curva di contagio che si è abbassata molto negli ultimi 10-15 giorni continui a stare bassissima e poi organizzare un'offerta turistica che abbia quelle caratteristiche molto personalizzata, perché magari uno decide in una grande città di venire in agriturismo, gli deve anche portare la spesa a casa, no? Perché magari quella persona vuole minimizzare i contatti e nel nostro territorio questo può essere fatto, e quindi sono d'accordo, vi possono essere delle opportunità. Più complesso sarà nelle grandi città d'arte, nelle realtà che quelle della costa, dove il successo del turismo era la grande aggregazione di masse di persone. Certo. Lei ci ha dato un altro spunto, mi ha dato un altro spunto, Bezzini. Lei dice non è da escludere che proprio questo, il fatto che questo territorio abbia meno densità di popolazione, che sia stato anche meno colpito, forse anche per questo, potrebbe intercettare e spingere anche delle aziende, insomma anche degli investimenti con il tempo, potrebbe diventare un valore aggiunto anche in questo senso? Ma io credo che per ora non aspettiamoci grandi cose, nel senso, però per alcune situazioni legate ad esempio al cosiddetto terziario avanzati, servizi avanzati, insomma, che si possono gestire anche dal remoto, io credo che potrebbero esserci degli spazi anche per territori che non necessariamente sono dentro una grande area metropolitana. Ecco, questo secondo me sì, si apre qualche opportunità in più, ecco, per le aree interne, dentro una strategia di sviluppo che chiaramente deve decongestionare i territori. È chiaro che servono alcune condizioni, bisogna che ci sia un minimo di trasporti, diciamo, che funzionino, perché ti devi comunque un po' muovere, bisogna che ci sia prima di tutto la connessione alla rete, la copertura di rete per i telefoni, la banda ultralarga con gli investimenti bloccati che devono essere sbloccati, ecco, questo, cioè, servono anche delle politiche, ecco, questo tema della connettività
mobilità, ad esempio, dovrebbe diventare una grande priorità dei prossimi mesi. Non so se ci sarà niente nel famoso decreto che credo stiano approvando mentre noi stiamo parlando, insomma, no? Per quello che si legge, ma credo questo, o che anche la Regione dovrebbe fare un ragionamento su come accelerare la copertura di rete e la connettività, perché questa è la precondizione, perché se non c'è questa allora è difficile. Insomma, ogni discorso cade, l'abbiamo anche sperimentato quando si fa la didattica a distanza, spesso non c'è neanche la connessione, quindi è un po' paradossale. Sindaco, consigliere, la fase 1 secondo lei come l'ha gestita il governo? E mi spiego, le giro una provocazione. Un governo in cui sostanzialmente poi alla fine un non politico ha preso le decisioni, che è Conte, perché è vero, è nata la sua esperienza all'interno del Movimento 5 Stelle, ma forse non aveva poi, non ha un partito che lo tira per la giacchetta e che quindi ha sensibilità da dover accontentare, no? A mio avviso, le chiedo se lei è d'accordo, questo è stato un punto di forza nella fase 1, perché Conte ha sentito quello che hanno detto i tecnici, il parere della scienza, il parere dei medici, e non è stato tirato per la giacchetta, non aveva aree politiche, alla fine partiti precisi, una storia politica personale che lo ha legato a certe scelte. Quello che è molto mancato e quello che è venuto spaventosamente a galla è la burocrazia del nostro paese, quindi problemi che ci portiamo dietro da tempo, magari anche, come dire, penso agli uffici, ministeri inefficienti dove sono state messe troppe persone, spesso senza troppe competenze. Quindi forse il fatto che ci sia stato meno politica fin qui è stato un bene, ma adesso che c'è da ripartire, adesso che c'è, ci sono famiglie da aiutare, aziende, forse adesso ci vuole più politica. Condivide questa mia riflessione, Benzini? Non abbastanza sul tema della più, cioè, fino ad oggi è stata gestita la situazione, credo che alla fine l'Italia abbia gestito adeguatamente, intendiamoci, errori sono stati fatti, però ieri sera io ho visto un'intervista di Rino Rappuoli, un grande esperto, insomma, le principali. A questo punto mi ci inserisco con orgoglio per dire che è originario come me di Radicofani, così ci metto anche, siamo ottimisti questa mattina. Ancora di più. Diceva Rappoli, errori li hanno fatti tutti, certo, in questa fase, perché dice il primo errore l'ha fatto la Cina, sottovalutando la questione, perché ora tutti prendiamo a modello la Cina, il lockdown cinese, come si sono, ma nei primi probabilmente 15-20 giorni la Cina ha sottovalutato, diciamo, questa vicenda, probabilmente l'ha tenuta sotto traccia, e lui diceva se l'avesse messa sotto controllo forse il contagio si sarebbe propagato con meno forza o con più lentezza di quanto. Poi c'è stato l'errore dell'Italia, perché dice noi potevamo aver imparato un po' dalla Cina, e ci siamo, insomma, soprattutto i primi 10 giorni, no? Quei giorni che si ricordavano, in cui eravamo a Chianciano, c'era un po' di sbandamento, tutto aperto, tutto chiuso, no? E così. Ma poi hanno sbagliato anche gli altri, perché gli altri potevano imparare dalla Cina, dall'Italia e così via. Pensiamo alla situazione disastrosa degli Stati Uniti, pensiamo alla situazione disastrosa della Gran Bretagna, più grave di quella dell'Italia, dopo che avevano teorizzato l'immunità di gregge, e via via. E anche a tante situazioni di cui noi non sappiamo i dati, perché quando si vede che in Russia ci sono casi quanti in Italia, è una mortalità bassissima, qualche dubbio viene, o la Turchia o da altre condizioni dove probabilmente non c'è una trasparenza come da noi. Quindi io credo che il governo abbia fatto il possibile, qualche errore è stato fatto, ma ripeto, li hanno fatti tutti i paesi in questa fase, perché era un fenomeno nuovo e nessuno era preparato, nessuno conosceva a priori gli effetti e le traiettorie del contagio, per cui è chiaro che è stato un work in progress, un aggiustamento continuo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, perché combattevi contro un nemico che non conoscevi per niente, combatti contro un nemico che non conosci, anche rispetto al presente e al futuro. Condivido quest'idea, no? Il tema che ora ci serve anche un po' di strategia politica, insomma, no? Strategia economica. La fase 2 necessita anche di una strategia di accompagnamento che incrocia la questione sanitaria e quella economica. Sanitaria, pensa alle campagne dei test, dei tamponi e così via, che vanno rafforzate, qui c'è ancora un problema di approvvigionamenti, e la strategia economica sulla quale bisogna evitare l'errore del pendolo, no? Che tutto aperto, tutto chiuso, ora tutto aperto, cioè nel senso, a me fanno paura questi sbandamenti italiani, no? Queste emotività che un po', e qui serve una politica forte, in grado anche di reggere alle ondate emotive del paese. Ma abbiamo Benzini politici all'altezza della... Adesso che la politica deve venire fuori, adesso che si devono fare scelte, decidere chi aiutare, decidere chi deve fare sacrifici, perché qualcuno nel nostro paese li dovrà pur fare, abbiamo politici all'altezza come li abbiamo avuti nel dopoguerra, sia a destra che a sinistra che nel centro?
Modesta è una bella domanda, di primo acchito risponderei ho qualche dubbio, ecco, nel senso perché io questo paragone l'ho fatto più volte, l'ADC, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista avrebbero, nonostante la diversità, diciamo, e la distanza ideologica enorme che c'era, certo, di fronte a un'emergenza di queste dimensioni, avrebbero collaborato. Questo senza dubbio, nella distinzione dei ruoli, no? Nel senso che lo hanno fatto nel dopoguerra, lo hanno fatto contro il terrorismo, insomma, e così via. Questa fase dimostra che invece c'è ancora molto teatrino della politica, molta schermaglia, molta propaganda, insomma, poco senso di responsabilità. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così. Ma la fase è questa un po' dappertutto, la politica è un po' così, ha avuto questa evoluzione molto condizionata dalla schermaglia quotidiana, insomma, un po' ovunque. Mi auguro, ecco, che il governo riesca, cioè, il governo degli sforzi importanti li sta facendo, perché non dimentichiamoci che ha mobilitato 25 miliardi a marzo, li sta mobilitando, vedremo, 55, si però dice. C'è un paese, abbiamo poco tempo Bezzini, c'è un paese da però reinventare completamente, bisogna che ci si mettano dietro le idee migliori, no? Le teste migliori che siamo tutti. Dopodiché c'è un punto, la burocrazia era un problema anche 10 o 20 anni fa, non è che l'ha inventata il governo Conte, il governo Conte la burocrazia, certo, l'ha trovata, perché il problema, cioè, ci sono testi di storia che raccontano come questo è un paese dove la burocrazia è così da decenni, forse da qualche secolo, perché siamo sempre stato un paese molto cavilloso, diciamo, nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. È un portato storico, è un retaggio che noi abbiamo, del quale non siamo riusciti a liberarci. Bisogna fare uno sforzo. Si annuncia anche, oltre al decreto, una manovra cosiddetta, diciamo, sblocca Italia, una cosa di questo genere, ora non c'è visto un nome, che dovrebbe dare una scossa anche, cioè, in termini di semplificazione. Cioè, il ponte Morandi è stato rimesso in piedi, diciamo, in poco tempo. Ecco, forse ci possono essere anche dei modelli specifici da adottare per accorciare i tempi di risposta per le ragioni che si comprendono. Ma mi dice in 40 secondi, Bezzini, poi ci dobbiamo salutare, qualcosa, quindi lei è fiducioso che qualcosa la politica l'ha imparata da questa esperienza, o questi egoismi vestiti da sofismi, verrebbe da dire con Guccini, che sentiamo continuamente, nonostante tutto quello che è successo, non hanno imparato niente i nostri politici? Andrà tutto bene dal punto di vista della politica e della ripresa economica? Questa è una bella domanda, ci vorrebbe la sfera di cristallo. Sono un po' preoccupato per la dialettica maggioranza-opposizione che non mi sembra all'altezza, no? Servirebbe grande senso di responsabilità. Dopodiché vedo che in Europa qualcosa si è mosso. Vedremo nelle prossime settimane quanto ci vorrà a tradurre in azioni concrete quelle misure che sono state delineate. Che in Italia faremo una manovra da 55 miliardi e se riusciremo a passare dalle parole ai fatti, 55 miliardi è una manovra imponente. Poi è chiaro che la fase sarà complessa, ci sarà una fase 2, ci sarà una fase 3, bisognerà capire la traiettoria, certo, del virus. Però insomma, ce la possiamo fare. Secondo me sì. Alla fine, nonostante tutti i nostri difetti che abbiamo, i nostri vizi, abbiamo anche tante virtù come Italia, insomma, come popolo italiano e anche come classe dirigente, che poi la classe dirigente è espressione di un popolo, non è un qualcosa di a sé stante. Alla fine, nonostante i vizi e i difetti, credo che alla fine l'Italia ce la possiamo fare. Bezzini, continueremo a seguire naturalmente anche i lavori del Consiglio regionale, a commentare anche con lei le decisioni prese. Adesso la lascio fare il babbo. Grazie per la sua disponibilità, Bezzini. Buona vita. Grazie. Giornata a tutti e a tutti. Grazie allora anche a Simone Bezzini. Un'altra pausa pubblicitaria, poi torniamo nel sud della provincia di Siena, in Val di Chiana. Andiamo a Chiusi. Restate con noi. E questa puntata ci ha portato da Torrita di Siena alla Val d'Elsa, si chiude a Chiusi. Vedo già il sindaco Iuri Bettollini, un comune molto molto colpito. Anche a lei, sindaco, visto che sì, ci siamo mandati qualche messaggio nei momenti più difficili di questi due mesi, voglio sapere come sta, qual è il suo umore? Ma adesso è un umore che torna un po' a sorridere, abbiamo veramente combattuto una battaglia molto dura, abbiamo raggiunto dei livelli molto preoccupanti, però adesso è iniziata una discesa veramente veloce, abbiamo toccato lo storico di 43 contagiati, che ho provato a fare una verifica, rapportati, no? Avete visto il tema nazionale è rapportare il numero dei contagiati su base di 100.000 abitanti. Sì. Se io rapportassi su base di 100.000 abitanti sarebbero stati 569 contagiati, quindi un numero enorme quello che ha colpito Chiusi, ha toccato 43 casi positivi su 8.000 abitanti, e oggi però stiamo aspettando le guarigioni degli ultimi 5 nostri concittadini, a cui ovviamente va il nostro pensiero.
È stato difficile perché poi in questo percorso due nostri concittadini hanno perso la vita, purtroppo, e vogliamo ricordarli sempre. Abbiamo avuto due vittime dal coronavirus, due persone, anche se anziane, comunque no, avrebbero potuto avere un futuro diverso se non fosse arrivato il coronavirus. Assolutamente, assolutamente. Ecco. Questo infatti sono state, non nel caso specifico di Chiusi, assolutamente, ma anche a livello nazionale spesso si è detto anche all'inizio, no? Colpisce soltanto gli anziani, come se non fossero persone, anzi forse sono il tesoro, il patrimonio più prezioso che abbiamo nel nostro paese. Sono perfettamente d'accordo, io ho faticato anche ad annunciare la morte dei nostri due concittadini, però insomma sono stati passaggi duri. È il segno inequivocabile di una difficoltà enorme, che talvolta questa difficoltà non la vedevamo, non eravamo coscienti fino in fondo. Poi quando le persone però ci lasciavano, allora comprendevamo di avere davvero un problema da gestire. È stata dura, però adesso respiriamo. Adesso Chiusi conta solamente 5 casi positivi, che sono tutti in fase di guarigione. Mi attendo che da oggi ai prossimi 10 giorni possiamo portare fuori Chiusi a casi zero e quindi a ricominciare sostanzialmente la ricerca di una sorta di normalità. E speriamo che appunto si possa tornare alla normalità sempre con la massima prudenza. Senta Sindaco, la stessa domanda che ho fatto al suo collega Grazzi, io non so, anche lei sia una fede religiosa, credo di sì, ma qual è stata la forza? Perché credo anche a lei ce n'è voluta davvero tanta per andare avanti. Quali sono quei valori che hanno permesso di non cadere e di non mollare in serate, in ore drammatiche? Ma forse ascoltando la sua domanda, la prima parola che mi è venuta in mente è speranza. Chi crede e ha fede, crede nella speranza e quindi in un futuro migliore, di un giorno che il male passi sostanzialmente. Questa è la parola a cui mi sono aggrappato, la speranza che tutto tornasse presto alla normalità, che le difficoltà fossero sempre minori per i nostri concittadini, per i miei concittadini, e su questa parola ho cercato di costruire anche un'attesa della nostra popolazione, portandoli alla consapevolezza che avevamo un problema, ma al contempo alla concretezza che lo potevamo risolvere. Questa è stata l'azione che ho provato umilmente a portare avanti e penso che nella grande concitazione della fine marzo, quando ho visto la mia comunità davvero spacciata, ho pensato di chiedere aiuto. L'aiuto era arrivato proprio dal signor prefetto, che lo voglio ringraziare, e era una notte intorno a mezzanotte, nel momento in cui il numero dei contagi saliva in maniera impressionante, e ho pensato in quella notte di chiudere i confini del comune di Chiusi e quindi di determinare una zona rossa, di chiamare l'esercito e di bloccare uscite e entrate. Fu il prefetto che a mezzanotte di quella sera mi aiutò, mi disse: aspetta sindaco, aspetta ancora qualche giorno, i numeri sono importanti, i numeri sono rilevanti della tua comunità, ma vediamo ancora qualche giorno prima di lanciare quello che poteva essere un allarme più generale. Quel consiglio è stato fondamentale, perché poi i giorni seguenti mi hanno fatto comprendere ancora di più che poteva esserci uno spiraglio senza giungere a situazioni drastiche. Da lì il coraggio di attendere ancora qualche ora in più, e ho visto numeri invertirsi ed è andata, sono contento, è andata bene. E lo voglio ringraziare il nostro prefetto, perché mi è stato molto vicino. E lei ci conferma quello che ci ha detto anche il suo collega Grazzi, no? Che comunque i sindaci non sono stati, anche se hanno avuto un ruolo principale, però non sono stati lasciati soli neanche dal prefetto e dalle istituzioni appunto sanitarie. Lei è il babbo di due bambine non piccolissime, ma insomma in un'età difficile. Come le ha spiegato quello che stava succedendo? Guardi, in alcuni frangenti sono state più brave loro di me, lo voglio riconoscere. Intanto mi consente di dire una cosa, è vero quello che diceva prima, non solo il prefetto, ma anche l'ASL e la Regione sono state le istituzioni che ci hanno accompagnato tantissimo, ma in particolar modo, me lo faccia dire, il lavoro prezioso che ha svolto l'ufficio di igiene dell'ASL di Torrita di Siena, che fa a capo la dottoressa Cappelli, sì. A lei e a tutto il suo staff va veramente il mio profondo ringraziamento, perché con loro abbiamo anticipato i tempi della diffusione
e dei contagi e dei contatti, e quindi abbiamo ridotto anche le difficoltà grazie al lavoro prezioso di quelle persone. Quindi non sono mai stato solo, grazie, non è un merito mio, io ho cercato semplicemente di essere incisivo nelle decisioni e di cercare di far rispettare ai miei concittadini quelle regole che improvvisamente hanno cambiato e stravolto la vita di tutti. Invece, per ciò che riguarda le mie figlie, ecco, posso dire, una bambina di 16 anni, una bambina di 10 anni, ho visto tutta l'evoluzione. Inizialmente da un momento di incredulità, erano consapevoli di ritornare presto a scuola, poi la consapevolezza che non sarebbero tornati a scuola, la consapevolezza del fatto che i loro amici non potevano più incontrarli, e lì c'è stata un po' la difficoltà, il rifiuto della realtà, poi la consapevolezza delle regole, che erano proprio loro che mi aiutavano a dire non è una necessità, quindi non possiamo spostarci. Quindi, come tutte le famiglie, anche noi ci domandavamo se potevamo, no, andare in determinati luoghi o a fare determinati acquisti, e la più piccolina mi diceva: babbo, ma è una necessità? Perché se non è una necessità non possiamo andare. Quindi era arrivata la regola vera, anche a loro avevano compreso quello che era successo. E poi però 60 giorni sono lunghi per i ragazzi, per i bambini. Io ho visto adattarsi loro, per esempio, le racconto questo aneddoto, a fare i parti o le cene in video telefonata, esatto, in videochiamata. Sì. Cioè si mettevano a turno, una nel giardino dove abbiamo un piccolo gazebo, e la sera faceva cena Marina con le altre in videochiamata, quindi si vestivano, si truccavano, si fantastico, preparavano e facevano la cena fuori, e l'altra invece, la più piccolina, faceva il pigiama party fino magari alle 2 di notte in videochiamata con l'amichetta. Cioè una dimensione completamente diversa, in cui in realtà i telefonini e i social, tanto criticati perché giustamente portano odio, portano paure, però ci hanno aiutato esatto, in questa qui fase. Ci hanno aiutato tanto. Quindi ora però ho rivisto gli occhi di due bambine che attendono questa possibilità di rincontrare amici, di rivedersi, certo, con una pseudo normalità. C'è bisogno anche di pensare a loro, perché probabilmente in tutte le leggi, in tutti i decreti, in tutte le norme ci siamo tutti dimenticati di loro. La popolazione forse più fragile, insieme ai nostri anziani, in cui ha dovuto davvero sopportare difficoltà interpretative enormi del momento. Però sono d'accordo con lei, al di là dell'età, sindaco, i nostri bambini in questi 2 mesi ci hanno insegnato davvero tante cose, perché poi nel dramma che abbiamo vissuto e che ancora dovremo vivere, insomma, qualche elemento positivo c'è, e i nostri bambini ci hanno insegnato tanto. Che cosa invece, sindaco, secondo lei il coronavirus, al di là di tante persone care, ci ha strappato, ci ha portato via e nessuno ci ridarà mai? C'è qualcosa che secondo lei ci ha portato via in maniera irreversibile? Ma guardi, è stato drammatico, perché il coronavirus ha dimostrato come la normalità, che tanto ricerchiamo, era la causa del problema. Cioè il comportarsi normalmente ha fatto sì che si diffondesse il virus, e cambiare abitudini è stata diciamo l'unico antidoto per fermare questa difficoltà. E qui la grande riflessione: avevamo davvero bisogno di quel livello così frenetico di normalità, di apparenza, di convivenza con quel modo di vita? Questo è un punto interrogativo. Ci ha strappato non tanto ovviamente gli affetti più cari, per chi ha perso la vita, certo, però ci ha strappato una riflessione. Eravamo davvero arrivati a un punto in cui forse era necessario cambiare? O forse avevamo fatto troppo? Ecco, secondo me ci ha portato questo elemento di riflessione, un progresso che probabilmente ha unito forse troppo le nostre aspettative e ha generalizzato, globalizzato troppo. Quindi questo è un elemento positivo, no, nel dramma, però c'è qualcosa che non riusciremo, secondo lei, a recuperare, o la sua riflessione è soltanto così, cioè forse vivremo più con più profondità la nostra vita? Secondo me vivremo con più profondità la nostra vita, difficilmente recupereremo quello stile di vita. Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food, sì, ha detto che siamo in una fase in cui sarebbe sbagliato pensare di ritornare come prima, ma dobbiamo tornare meglio di prima. E qui ci sta la grande sfida del futuro. Che cosa significa tornare meglio di prima?
riscoprire le nostre origini, riscoprire la nostra appartenenza, riscoprire la nostra identità, riscoprire l'attaccamento al nostro territorio, riscoprire e valorizzarlo, il nostro territorio, ripartendo dalle radici, dalle origini. Secondo me è cambiato il mondo da quando è arrivato il coronavirus in Italia, si è aperta un'altra era, un'altra epoca. Sta a noi, a chi ha un ruolo in qualche maniera oggi di responsabilità, il governo, nella politica, nei comuni, nelle regioni, riuscire a interpretare ora quali saranno i nuovi bisogni della comunità. Guardi, ve lo dico toccando con mano le nuove difficoltà, si stanno aprendo nuove povertà, molte nuove povertà. Tra qualche giorno non sarà più una crisi sanitaria, ma sarà una crisi occupazionale, sarà una crisi economica. Molte famiglie, quelle che noi consideravamo normali, non avranno più il lavoro. E non si può rispondere alle famiglie normali ritornando alla normalità sapendo che loro hanno perso il lavoro. Dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo e di straordinario e riscoprire qualcosa che forse avevamo perso, ecco, che è l'attaccamento al nostro territorio. Ma penso che una realtà piccola dove, no, lo dicevamo anche per Torrita di Siena, lei alla fine conosce più o meno la situazione di tutte le famiglie, è molto molto preoccupante la situazione, ci sono aziende più grandi ma ci sono anche piccole, piccolissime attività chiuse, i numeri sono preoccupanti? Sì, i numeri sono preoccupanti, le faccio un esempio, adesso siamo nella fase delle ipotetiche riaperture, ma le riaperture per esempio delle attività ristorative, è molto complesso pensare che con le nuove regole che ancora non sono emanate ma che arriveranno, quei ristoratori che avevano i lavoranti nel periodo estivo, che avevano comunque tempi determinati eccetera per aiutarli nel periodo un po' più complesso, con le nuove regole probabilmente quelle aziende si ritrasformeranno in attività familiari perché non si potranno più permettere probabilmente no, stipendi a fine mese. Quindi diventa complicata questa fase. Come si risponde quindi al crescente bisogno, no, di ridare posti di lavoro e occupazione? Inventandoci probabilmente strumenti nuovi, opportunità nuove. E sarà qui una fase difficile. Quindi sì, anche Chiusi, che vive di dimensioni di piccole e medie imprese, troverà una difficoltà enorme nel quale dovremo trovarci pronti. Non sarà, guardi, glielo dico, noi lo faremo come lo stiamo facendo, come tutti i comuni stanno facendo, l'attenzione e la tassazione locale, ma è una goccia nel mare. Cioè noi potremmo adesso, abbiamo già deliberato l'esenzione del suolo pubblico, abbiamo esonerato il pagamento della tassa di soggiorno, abbiamo ridotto l'imposta di pubblicità, abbiamo chiesto la riduzione, perché poi il governo ci deve aiutare in questo, la possibilità di ridurre, di esentare tutte le attività che hanno chiuso dal pagamento della Tari. Cioè piccole azioni, ma che non bastano in questa fase, ma che è evidente che non bastano. È un po' scrollarsi di dosso, dice, ma il comune che ha fatto? Sì, ha abbassato le tasse locali, ah meno male, almeno quello. Ma non è quella la soluzione. È soprattutto la fiducia delle persone, chiaramente l'andamento epidemiologico, l'andamento del virus, ma credo che, come è normale, inevitabile che sia, siamo tutti anche bloccati psicologicamente. Quindi è vero e fanno bene a riaprire i musei probabilmente dal 18 maggio, ma prima che io acquisti la tranquillità di andare seneramente a visitare un museo, credo che ne passerà di tempo, no? È d'accordo con me, esatto, sindaco? Guardi. Io ho avuto modo di affrontare molto sommessamente questo argomento in una delle mie dirette Facebook, nel quale ho detto tanto, il tema non è la data o le regole, il tema è togliere la paura alle persone, perché tutti, istituzioni, ASL, prefettura, media, giornalisti, tutti, televisioni, tutti in questo momento, in questa fase da gennaio a oggi, hanno dato il messaggio corretto che doveva essere dato, che ha prodotto paura ovviamente nelle nostre comunità. Quella paura, per toglierla ci vuole un investimento che è di lungo periodo, quindi che lei possa trovare la serenità di uscire e andare al ristorante, di uscire e andare in un pub, di uscire e fare quello che faceva prima, ho paura che sia un percorso che arriverà, che ritorneremo sicuramente quando ci sarà il vaccino, quando ci sarà un farmaco che ci farà sentire tutti protetti, o comunque guaribili con quel farmaco, è evidente che allora lì passerà definitivamente la paura. Nel frattempo quella sensazione rimarrà e quindi molte attività ne subiranno le conseguenze.
E noi naturalmente ne parleremo nei nostri spazi informativi, nei nostri spazi politici, cercheremo di seguire, di raccontare, magari di contribuire anche mettendo in rete i sindaci, le amministrazioni, mettendo in campo idee e progetti. Io ho iniziato, sindaco, questa puntata dicendo per superare il trauma bisogna affrontarlo, capire che cosa ci è successo. In queste interviste abbiamo cercato di fare soprattutto questo, di capire che cosa ci è successo per poter appunto ripartire. Lei sindaco ci ha detto come ha trovato, no, la forza di andare avanti in momenti drammatici, in ore davvero difficilissime. Come dicevamo anche con Grazia, siamo più o meno anche con lei, no, siamo la stessa generazione, una generazione che era già stata, come dire, punita abbastanza, perché il precariato, il mondo del lavoro, tante aspettative che sono state deluse, avevamo già posti di lavoro, una situazione lavorativa e il rapporto alla nostra formazione peggiore di quella dei nostri genitori. E adesso quello che sembrava l'incubo di film americani degli anni 80, che ci guardavamo negli anni 80, negli anni 90 al cinema, è diventato una realtà. Siamo un paese da dopoguerra. È d'accordo, sindaco, che abbiamo e forse siamo ancora dentro ad una guerra. La nostra generazione ha conosciuto, sta conoscendo una guerra diversa, ma sempre guerra è. Sì, guardi, io la parola guerra l'ho usata spesso, talvolta penso anche di averne abusato il significato, l'ho detto nel discorso del 25 aprile. Quando si dice guerra si pensa a due fazioni contrapposte che si combattono e che provocano ovviamente disagio, morte e feriti. In questa fase non eravamo due fazioni contrapposte, ma eravamo un popolo unito che stava ricercando quello che è previsto ovviamente nel nostro modo di vivere, nella nostra carta costituzionale, ovvero il diritto alla salute, il diritto di stare bene. È stata però, per come si è amplificata nel paese, per le ripercussioni economiche e anche umane che ha avuto, assomiglia tantissimo ad una guerra, e a tal punto noi dobbiamo incentivare il governo a far sì che riconosca in maniera più concreta questo elemento di difficoltà. I comuni sono abbandonati a se stessi, i decreti che dovevano dare una iniezione di liquidità alle nostre imprese non sono ancora fatti, le stanno discutendo in queste ore e, come vedete, la politica si sta, no, facendo i soliti giochi del ricatto ricattino per mettere quella norma, quell'articolo di legge. In un decreto che invece oggi c'è bisogno di stare vicino alle partite IVE, c'è bisogno di stare vicino a tutto il tessuto economico, c'è bisogno di stare vicino ai comuni. Lei pensi che io ad oggi ho circa 600.000 euro di minori entrate? Se salta il bilancio del comune, salta la tenuta sociale di una comunità. Nardella oggi ha dichiarato che non ha i soldi per aprire i musei, per aprire le biblioteche. Per accendere i lampioni addirittura. Cioè, non possiamo accendere i lampioni perché anche noi paghiamo le bollette. Nessuno a noi ha tenuto conto che, per esempio, il Comune di Chiusi paga 380.000 euro all'anno di bolletta per accendere i lampioni. Ma non abbiamo più soldi, non abbiamo più entrate e questo decreto ancora non arriva, e quando arriverà addirittura si parla di acconti da dare ai comuni. Cioè, se guerra è o qualcosa di simile, si risponde con temi e con risorse di carattere straordinario. Ci vuole la politica con la P maiuscola, ma noi, io come dicevo, ho fatto questa considerazione con Bezzini, forse fin qui la politica ha fatto un passo indietro e forse Conte è stato anche la persona, secondo me, più indicata, perché non aveva appartenenze, storie politiche precise e particolari. Adesso però ci vuole la politica con la P maiuscola. Abbiamo politici all'altezza della situazione? Guardi, non voglio fare il populista, secondo me no, secondo me in questo momento no. Ovviamente ognuno preso nel singolo ha le proprie qualità, come ognuno di noi può avere le qualità, ma in questo momento io non vedo risposte straordinarie a un elemento straordinario, che è quello del coronavirus. Noi abbiamo bisogno di una visione, abbiamo bisogno di un coraggio, ma abbiamo bisogno di una squadra che in questo momento di governo ascolti i territori. A noi i sindaci non possono considerarci semplicemente dei comunicatori, perché da decreto noi dobbiamo informare la popolazione di tutto ciò che accade dal punto di vista sanitario. Quindi lei dice cittadini. Io non ho gli strumenti per gestire con la mia comunità al meglio la fase 2. Assolutamente. Lui deve fare una squadra, cioè il governo deve fare una squadra, che non è possibile e comprensibile che siano solo i ministri. Cioè qui dobbiamo rivedere ognuno di noi le proprie competenze e dire, un po' come è stato fatto sul ponte di Genova, dire al proprio sindaco: sei il commissario straordinario,
per la ricostruzione ti do questo strumento. Allora, troviamo un modo di ragionare tutti insieme, riguardiamo il quadro istituzionale, capiamo che cosa deve fare la Regione e cosa deve fare i sindaci, ma basta con i proclami, con gli annunci, con i comunicati stampa, stanziati 20 milioni, stanziati 2 milioni, stanziati 3 miliardi, nessuno vede un centesimo. Cioè non è più questa la politica dell'annuncio che risolve questo problema. A ognuno di noi ci date qualche responsabilità in più, al Presidente della Regione una responsabilità. Lei è pronto quindi a prendersi, a mettersi sulle spalle qualche responsabilità così, in più? Altrimenti io non sarò mai in grado di aiutare la mia microattività. Mi piace questa idea economico. Dei sindaci un po' come commissari straordinari. Io credo che nessuno meglio dei sindaci conosca la propria comunità e quindi, come dire, se gli si danno un po' di più poteri, forse riusciranno a dare risposte più concrete. Sindaco, dobbiamo salutarci. Forza, stia bene, lavori e naturalmente ci risentiremo per sapere come va. Un saluto anche alla comunità di Chiusi, naturalmente, che è stata molto molto colpita. Io la ringrazio, intanto mi faccia in finale salutare tutti i miei concittadini e voglio ringraziarli uno per uno, perché la vera grande forza, se ce l'ho mai avuta, è stata grazie a loro che mi hanno sempre sostenuto, e quel metodo che per alcuni è stato contestato, ovvero delle dirette Facebook quotidiane. Da lì io ho capito quanto la popolazione mi ha sostenuto, quanto i cittadini mi hanno incoraggiato, e la forza di decidere anche prima e anticipare le norme del governo, prima che loro emanassero i decreti, ha salvato la nostra comunità da un rischio enorme, e questo il merito è solamente dei miei concittadini, che prima mi hanno dato la forza di decidere e poi hanno, con la loro responsabilità, che hanno rispettato scrupolosamente le regole, hanno tirato fuori la comunità di Chiusi da questa grande difficoltà. Stiamo guarendo, ci manca veramente poco, siamo agli ultimi metri prima del traguardo, vogliamo tagliare il traguardo tutti insieme, senza nessuno in volata, ma con tanta prudenza, sindaco. Io qua la bacchetto, non abbiamo il tempo per riaprire, però anche quella decisione dell'ordinanza, con calma, procediamo con calma, con prudenza. Non rischiamo, prendiamocela La prudenza è d'obbligo, ma al contempo dobbiamo pensare che ci sono delle situazioni in cui non solo non arrivano più a fine mese, non arrivano più nemmeno a fine settimana, e la dignità di non uscire di casa per andare a fare la spesa è stata messa veramente anche sotto a dura prova, per cui dobbiamo comprendere che veramente, quello che dicevo prima, siamo in una fase straordinaria e ragionare in maniera ordinaria sarebbe profondamente sbagliato. Però agiamo con prudenza, non facciamo passi in avanti, non facciamo ordinanze, aspettiamo con calma e ce la possiamo fare. Sindaco, buon lavoro. Grazie anche a lei. Grazie. Io devo chiudere, vi saluto, ringrazio i sindaci. Io l'ho scritto in questi mesi, ho sentito alcuni sindaci. Lo dicevamo in tempi non sospetti, prima del coronavirus, i sindaci devono avere non solo le risorse, ma, e qua sono d'accordo con Bettollini, anche i poteri per poter agire ed aiutare i cittadini, perché nessuno più di loro conosce le loro comunità, e non si fa il sindaco per avere dei soldi, perché le loro indennità sono ridicole, lo si fa destra, sinistra, qualunque sia la provenienza politica, soprattutto nei nostri piccoli comuni, davvero per spirito di comunità, per amore di quella comunità. Mi piace, voglio chiudere con quella definizione del sindaco Bettollini: sindaci comuni straordinari per affrontare la fase 2. È tutto, grazie per averci seguito, ci rivediamo mercoledì prossimo.